tuo principale andrà a fare un torneo di bocce con quell'altro scemo nero del suo cugino che mi hanno fatto la vita. Hai finito di fare il buffone. Ora mettiti da parte che devo lavare qualcuno. Mi dispiace per te, povero illuso, ma questa volta il prosciutto ti rimane qua perché lo vinco io. Sarà proprio la volta che un salame vince un prosciutto. La palla che conta questa è il mio podestà. Ora vedrete quello che so fare. Che Dio mi perdoni l'ultima palla. Signor podestà, consegnatemi il primo premio, e cioè il prosciutto. Come voi vedete, io ho già segnato due punti e il mio ignobile avversario è rimasto solamente con una palla e non potrà mai togliermi due punti. Un momento, per favore. La partita deve essere giocata fino in fondo. Io con una boccia sono capace di fare cose incredibili. Dimmi, disonesto, dimmi come hai fatto, se non ti faccio vedere chi sono. Zitto! Sii più serio e sappi perdere. Dimmi subito come hai fatto, se non ti stacco la testa dal busto. Ui, ui, mi spingi. Sì, ti spingo. Dimmi, che tu non lo sai di fare, te. Abbassare mai lo zucchero, perché sono per fare. Ma io ti mangio quel naso. Questa volta te la faccio vedere. Io non c'entro, mi creda, è stato lui a tirare le bocce.
corrotto spione e traditore. Non gli dia retta, signor colonnello Iena. Ora le racconto i fatti e lei riderà come una iena che ride. Buona questa! Infame, che cosa vuole dire che fa che ha tentato a me? E cosa vuole dire chiamarmi con quell'odioso soprannome? E imprigionatevi! Saranno processati e giustiziati! Chiamate come chi ne siete detti? Non te lo posso dire, non sono un pettegolo. Voglio voi! Voglio voi. Senta, noi siamo innocenti. Calma, calma! Non lo potete fare! Disgraziato per colpa tua! Noi siamo onesti per i suoi. Esattamente. Lo si scoprirà. Noi siamo qui perché si prevede uno sbarco americano in Sicilia. Un'arma segreta. La gente deve crederci in me. Nonostante anche mia moglie sia convinta come voi che sono due innocenti minorati psichici, io vi dico di no. L'unica cosa che sanno fare è quella di giocare a bocce. Che veste casomai dimostra proprio il contrario. Anche vostro generale Badoglio gioca a bocce. Il nostro capo Himmler gioca a bocce. Il Führer gioca a bocce. Io stesso gioco a bocce. Perfondo. La commedia è finita, signori. Sapete cosa vi aspetta. Portateli qui! Presto, presto, portate via! Presto! Signor colonnello, ecco i due prigionieri. Trooper, fai tu Wagen! Per molto tempo vi siete divertiti alle mie spalle, vero? Ora... prima di farvi fucilare, anche io voglio giocare un poco con voi. E se vi deciderete a parlare, a farmi delle confidenze magari, a passare dalla mia parte, chissà, il gioco potrebbe portarvi fortuna. Signor sì. Ma tu hai capito quello che ha detto? No, signore. Allora perché ha detto signor sì? Per educazione. Una piccola partita alle bocce. 12 punti. Io contro voi due. Ciccio, ma il serratore mi fa sapere che in una boccia ci messa una bomba. Una bomba? E dove? Ferma! C'è una di queste bocce, c'è una bomba. Una bomba? Che mi interessa? Io ho altro della testa. E con permesso. Cosa c'è? Più tardi. Allora, siamo pronti? Mi scusi, giocare per giocare non si potrebbe fare un fossetto e una scuola. Ora basta! Si comincia! Non dovrete mica tentare di scapparvene. Sareste degli ingenui. Quei mitra sono molto precisi. Su, avanti, giocate! Giocate! Detto tocca a lui. Veramente no, perché il regolamento italiano spiega che bisogna iniziare per ordine d'altezza. Su, via tu! Sì, vediamo se sei capace di togliere il mio punto. Era una bella buccia. Una quale bocciata? Io tirerei un tiretto. Dolce sì, 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 ma è una bocciata. Piano, piano. Sì.
adesso dovrò togliere di mezzo tuo punto. No! Cosa fa lei? Le sembra questa la maniera di bocciare? Bisogna tirare piano, anzi pianissimo, leggerissimo, come se fosse una chiuma. Rinunciate a fingervi, cretini. Passate dalla mia parte e faremo scoppiare la più grossa pompa della storia dei servizi segreti. No! Noi non facciamo scoppiare niente! Ma dete lo sa pure l'ossia della bomba! Ostinati, eh? Volete proprio una medaglia alla memoria? Avete ancora che qualche minuto per pentarci su. Cosa significa questo? Niente, da terra il colpo lo si vede meglio. E dov'è quello? Venite qui! Volevo vedere se c'era il fondo. Ora toccate. Va bene. E voi sareste due campioni? Siete due schiappe! Due schiappe a noi! Ma come si permette? Non si è mai permesso a nessuno! Io sono un campione! La mia bocciata è conosciuta in tutta la Sicilia! E viene cantata pure sulla chitarra! Ti faccio vedere io che sono una snota! È successo qualcosa? No. Basta! Mi avete seccato! Sono stato fin troppo paziente con voi! Basta! Basta! Ma allora non c'è nessuna bomba? Ma tu hai capito? Non ti puoi fidare di nessuno! E così siamo rimasti cornuti e marziati.